Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu, parte il suo diritto, gol, 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. Capita spesso che dei giocatori diventino dei miti dopo anni di militanza nella stessa squadra. Molto più raro invece creare un legame indissolubile dopo una sola stagione con la maglia biancoverde. È il caso di un calciatore in particolare, il caso di Luigi Molino. Per tutti, Gigi. Gigi Molino ha vestito la maglia biancoverde in una sola stagione. E che stagione! Avevo astuzia, avevo scaltrezza, riuscivo a capire prima dove potesse arrivare la palla. Gigi Molino nasce a Napoli il 23 marzo del 1972. La sua è un'infanzia fatta di regole ferree da seguire, regole impartite dal padre, un militare della Guardia di Finanza che è conscio della realtà dove il piccolo Gigi dovrà crescere. Secondigliano, un quartiere di Napoli che ben conosciuto, esattamente Masseria Cardone. La famiglia comunque ti teneva sotto controllo perché vivere in quelle zone di Napoli, per i genitori, credo che sia anche arduo un po' il compito, anche se devo dire, io comunque vengo da una famiglia di Guardia di Finanza. Mio padre è stato nella Guardia di Finanza per tantissimi anni, c'ho dei cognati dottora tutti i finanzieri, quindi bene o male sono nato in una famiglia militare con delle regole e quindi molte volte magari a quell'età non te ne accorgevi, però poi col passare del tempo capisci che quel tuo padre, quando le volte ti faceva ritirare presto, ti chiamava spesso, era perché magari all'esterno non si poteva notare tanto, però dentro c'erano anche cose pericolose nei quartieri napoletani. Quindi ho avuto, diciamo, un insegnamento da parte dei miei genitori veramente ottimo. Non mi hanno mai fatto sgarrare, obiettivamente, ma né io volevo sgarrare, perché quando c'è l'obiettivo, poi fin da bambino, di questo sogno del calcio, tu lo segui, non guardi a tutte le altre cose. Nascere a Napoli agli inizi degli anni 70, vivere sin da piccolo in quei quartieri, respirando l'aria di quel calcio impersonificato in un'unica grande icona, non è difficile immaginare l'idolo di Gigi Molino, chi possa essere. Ma guarda, io sono nato a Napoli, ho fatto la scuola calcio sopra Capodichino, sul San Rocco, alla Dinamo Napoli si chiamava, e sono nato nell'era di Maradona, dove, diciamo, per 7, 8, 10 anni ha spopolato il grande Diego, no? Quindi era l'ordine del giorno parlare del Napoli e innamorarsi di questo campione che arrivava in questa grande città piena di problemi, però col calcio ha dimenticato un po' tutto. E mi ricordo che sono andato anche a vederlo la prima volta quando arrivò a San Paolo, fece due palleggi, c'erano 80.000 persone. E sono nato con questo idolo, come un pochettino tutti. Poi tu pensa che questo, da solo, una squadra come il Napoli che lottava sempre per retrocedere, l'ha portata anche alla vittoria del campionato, allo scudetto. Quindi puoi immaginare in quel momento la gioia un po' di tutti i napoletani.
E quindi io mi innamoravo sempre di più del calcio, sempre di più di tutto quello che circondava anche il calcio. Il calcio, si sa, si dice, è uno sport bellissimo e chi lo pratica vorrebbe sempre farlo a due passi da casa, vicino all'affetto dei propri cari. Ma se si vuole crescere, crescere davvero, bisogna imparare a mettere i sentimenti da parte, metterli in una valigia e aspettare una chiamata, anche da molto lontano. È quello che succede a Gigi quando deve decidere di guardare il suo mare, quello che lo ha cresciuto, che lo ha cullato da un'altra prospettiva. Prepara le valigie e va a 500 km di distanza, a Cagliari. In Sardegna sono stato 8-9 anni, è un'isola favolosa. Infatti sono uscito un pochettino tardi proprio per quello, perché mi ero innamorato della Sardegna, perché quando ci vai è difficile poi non ritornarci. E sì, un grande rapporto. Mi ricordo prima c'erano i telefoni, non c'erano i cellulari. Ancora non erano usciti, arriva una chiamata da Cagliari e il dirigente mi dice: hai un biglietto prenotato a Capodichino, domani parti, devi venire a Cagliari. Guardi, il tempo di staccare il telefono, andai e mi feci una valigia già con i miei sogni dentro, no? E fu una grande emozione perché Gabriele è un bambino di 14 anni, vissuto nel napoletano, in quell'ambiente, ti chiama il Cagliari. Poi in quel periodo il Cagliari era il Cagliari di Fonseca, di Francescoli, c'era il presidente Orrughe, poi la cedette a Cellino, quindi diciamo fu l'anno del grande Cagliari di quell'epoca lì. È un aneddoto che mi posso ricordare, è quello che il giorno dopo quando partì avevo la mia valigetta già pronta, però mi vedo due valigioni accanto a me che mi era preparato mia mamma. E posso mai dimenticare, mia mamma mi metteva di tutto dentro, mi mise panini, casatilli, uova, tutte queste cose qui. Però nella mia mente io dicevo: ma come faccio ad andare in aeroporto a presentarmi con i casatilli, tutta questa roba qui? Allora non gliel'ho mai detto, però poi uscendo di casa, andando per l'aeroporto, lasciai in un bidone della spazzatura tutto quello che conteneva questa roba qui, perché non la potevi né portare né la potevi mangiare, perché già ero proiettato anche a giocare a calcio. Quindi poi sono stato lì per diversi anni, c'è stata una crescita importante, abitavo con Cappioli, con Murire, con Pancro, con Criniti, con Aldo Esposito, il fisioterapista, che poi ora è arrivato anche in nazionale. Quindi da bambino, ecco, è partita lì un pochettino la mia carriera, poi piano piano crescendo sono stato nelle varie squadre. Dopo la tanta gavetta in Sardegna con l'Olbia, poi con il Giulianova di Il Novara, Gigi inizia a farsi un nome in una categoria, la Serie C, che di attaccanti come lui ne ha masticati e sputati tantissimi. Non è il caso di Gigi Molino, che a suon di gol inizia a farsi un nome. La sua grande occasione per lui, che è un meridionale, che è un partenopeo, non può che non arrivare da una grande piazza del sud Italia, Foggia. Mi sono mosso parecchio, anche perché Olbia è una cittadina bella. Poi mi sentivo a casa, obiettivamente, quindi ogni anno mi cercavano, facevo bene, poi mi ricercavano altre squadre, poi ritornavo, fino a un certo punto dove ho deciso di essere o carne o pesce, perché poi arrivi a un certo punto della tua vita, anche da ragazzo, e devi un attimino svoltare, nel senso devo iniziare a giocare seriamente. Poi sempre sta a Olbia, poi torni fuori, poi ritorni ad Olbia, era un pochettino come stare a casa. E poi mi ricordo che mi arrivò la chiamata in C1 del Giulianova, dopo aver fatto tantissimi con la Olbia, e decisi, stop Olbia, devo iniziare a fare carriera, perché già avevo 24 anni, devo iniziare a fare 7, 8, 10 anni fatti bene, altrimenti torno a casa, perché sì, puoi iniziare a vivere un attimino discretamente, però arrivi a 30 anni poi, se fai sempre un po' queste categorie non ti trovi niente. Lì mi è scattato questa mola. Andai a Giulianova in C1, primo anno feci benissimo, playoff, si farà anche la Serie B con quella squadretta del Giulianova. E l'anno dopo mi chiamo il Foggia, mi arrivò il grande club, Foggia, e lì sono stato 3 anni, è stata un'esperienza importante, poi ero diventato anche capitano, bomber, segnavo a raffica, e lì ho iniziato a capire cosa vuol dire giocare nelle grandi piazze.
perché Foggia lo è, una grande piazza così come lo è Avellino, come sono state anche altre piazze che più, io, che più ho giocato, anche Cesena. E, sono stati anni belli, anni anche duri, ti formano il carattere perché poi i tifosi pretendono sempre, che, sempre di più. Io mi ricordo, segnavo sempre, però ero sempre quello contestato perché eri il capitano, quindi essendo il capitano loro interpretavano come quella fascia il gestore dello spogliatoio, quindi se qualcosa non andava loro venivano da te, da te, da te, dai più grandi. E lì mi hanno fatto capire tante cose, quindi è stata una bella esperienza, ecco. All'inizio del nuovo millennio, alla soglia dei 30 anni, quando oramai hai già segnato più di 50 gol in Serie C, pensi che sia arrivato il tuo momento? Pensi che sia arrivato il momento di dare una svolta alla tua carriera, di fare quel salto di qualità ulteriore? L'occasione per Gigi Molino si presenta, ma ancora una volta deve lasciare il sud, fare le valigie, questa volta la destinazione è al nord, è a Cesena. Io arrivai a Genova, mi chiamo De Falco, direttore sportivo, io ero a Messina in Serie B. E arrivai lì subito, feci subito 2-3 gol e mi ero un attimino ambientato, poi abbiamo avuto un periodo di crisi e poi cioè, si sono sfumati anche i playoff a quell'epoca, poi mandarono via il direttore e hanno fatto altre scelte, però Cesena è una città bellissima dell'Emilia Romagna, lì per esempio devi stare molto attento fuori dal campo perché tutta la Riviera Romagnola, se non hai veramente grande senso proprio del mestiere, lì puoi tranquillamente tutte le sere non fare professionista. Quindi è molto difficile giocare nel Cesena, non tanto per la piazza, ma proprio perché siamo di qua, ci sono molti svaghi, molte cose per i ragazzi, per i giovani. Io mi ricordo in quella squadra avevamo parecchi giovani, la società durante la settimana andava lì nei locali a prenderli quando andavi male, quindi però Cesena veramente è stata una delle piazze più belle che ho giocato. Se nella vita ti sei sempre comportato da professionista, ti sei sempre allenato e sei sempre stato ligio al dovere, non lasciandoti ammaliare neanche dalle sirene romagnole, alla fine il dio del calcio ti gratifica e il premio per Gigi Molino arriva con una telefonata nell'estate del 2002. Mi squilla il telefono con una voce napoletana e mi dice: "Guaggio, vieni a Avellino, a Piazza Guido, mi hanno appigliato." E stacca il telefono. Così proprio, come ti sto dicendo io. E io già capii che era casino, perché già si diceva Avellino, Molino, Messina, poi Bavarese andò a Messina. E ecco, lui fece questa chiamata. Cioè senza nemmeno darmi il tempo di rispondere, sì, no, vediamo, dobbiamo parlare di contratto, di questo, quest'altro. Disse, vabbè, però, visto che Casino in quell'epoca era uno dei grandi presidenti, no? Perché portò il Foggia in Serie A per tantissimi anni, Zemalandia e tutto quello, e stetti là ad attendere, no? È possibile che non mi chiama un dirigente, che non mi chiama qualcuno. Poi mi chiamò Pavarese quando stavo a Messina e mi disse: "Gigi, te la senti di andare ad Avellino, hanno bisogno di te." Anche se in quel periodo a Messina con Oddo stavo facendo grandissime cose. Però nell'arco di una frazione di secondo mi vennero in mente tutte le cose che io anche da ragazzino facevo, perché molti non lo sanno, ma io a Mercogliano c'ho una zia, sarebbe la sorella di mia mamma. E quindi quando ero piccolino io e mie cugine andavamo nel viale di Mercogliano, c'era un campetto giù lì e giocavamo a calcio. Quindi vedevamo dall'albergo poi sopra nel viale tutti i calciatori della Serie A. Quindi in quel momento anche io sognavo di diventare un calciatore di loro, no? di quell'epoca lì, di quella squadra lì. E mi venne istintivamente di subito, ecco, sai quando ti arriva la chiamata e ti scatta la scintilla, ecco, ti parte il cuore, ecco. E allora dissi subito a Pavarese: "Sì, vado." Non me ne fregava anche il posto, stavano in classifica perché in Coppa Italia stavano facendo malissimo. Però ero convinto di venire qui come se un segno del destino, ecco, nel senso da piccolino passavi là, guardavi con i tuoi cugini, ora ti chiama la chiamata di quella squadra e puoi essere tu quello che da bambino vedevi.
quindi mi è scattato qualcosa proprio dentro e ho accettato. E appena arrivai, mi ricordo, mi venne a prendere Tonino lo Schiavo a Messina. E venne giù e facemmo questo viaggio, firmammo i contratti giù a Messina e lui disse: devi salire con me, ti vogliono subito ad Avellino. Prima di imbarcarci presi 15 cannoli siciliani, si prendono, quando andiamo in Sicilia si prendono prima i cannoli e poi la ricotta, che durante il viaggio si possono fare brutti. Arrivo a Via Guerriero, prima c'era la sede a Via Guerriero vicino allo stadio, e conobbi Casillo. Me lo aspettavo così com'era, un pochettino anche burbero, un pochettino, però di grande personalità, no? E la prima cosa che mi disse, "Wagyu, mi ha portato in Serie B", proprio così schietto. Io non conoscevo l'ambiente proprio dentro, non conoscevo nemmeno la squadra, tranne qualche ragazzo. Nel frattempo rimasi i cannoli sulla segreteria. Il tempo di fermare i contratti, vado lì, non c'era un cannolo siciliano. E gli dissi: ok, ho capito tutto. Avellino è la piazza ideale per rilanciare le ambizioni di un giovanotto ormai diventato uomo, e quel giovanotto diventato uomo si rivelerà essere la persona giusta al momento giusto. Sono i primi anni del nuovo millennio e l'Avellino da 6 lustri lotta per ritornare nel calcio che conta. Dopo delusioni scottanti e campionati anonimi, il dio del calcio ha deciso che quello deve essere un anno da ricordare. Una squadra abbastanza esperta, anche se mancano dei ritocchi, perché arrivavamo io, Marra e Cecere, quindi uno per reparto, e facemmo fare un salto di qualità incredibile. Fummo anche fortunati, perché le prime partite stentammo, però riuscivamo a vincere, e poi fu un crescendo. Io mi ricordo, quell'anno non ho mai giocato meno di 15-18 20.000 persone, e mentre passavano le settimane io pensavo: cioè, sto in C1, ma qui è come se stessi in Serie A. Cioè, entri nel Partenio, trovi 20.000 persone, a volte anche di mercoledì, una partita con il Lanciano di lavorativa, c'erano 18.000 persone, e lì capii che noi potevamo fare grandi cose, perché quando c'è la spinta e l'entusiasmo di questo grande popolo, basta un niente per far scattare tutto il meccanismo. E noi, io mi ricordo, arrivai subito, feci 2-3 doppiette di fila, non si capiva niente, giornali, gente, televisione, potevi uscire di casa, però questi mi davano grande forza, grande entusiasmo a noi e a tutta la squadra, perché 20 giorni prima in Coppa Italia persero, mi sembra, con la Nocerina, gli fecero contestazione, uova, pomodori, tutte queste cose qui, quindi... E dopo 20 giorni ti ritrovi 20.000, che tu sei in gente sta alla classifica, e quindi noi acquistammo proprio quella forza di squadra. Anche gli altri che stavano prima che noi arrivavamo, vedendoci, a me, a Marra e a Cecere, tre grandi personalità che poi nel campo davamo, loro acquistarono anche forza, e quindi facemmo un grande blocco, un grande gruppo. E da lì poi non ci fermammo più. Piano piano arrivammo a gennaio, stavamo sempre in testa. L'inizio di quel campionato è esaltante, arrivano i consensi, l'Avellino comincia ad inanellare vittorie su vittorie, ma arriva un momento delicato di quella stagione tra contestazioni, addirittura aggressioni e risultati che stentano ad arrivare. Sembra che il giocattolo Avellino si stia rompendo. Poi a gennaio, mi ricordo, fino a Natale, abbiamo avuto 2-3 partite magari brutte, e iniziò il periodo di crisi, come tutte le squadre e tutte le piazze possono avere. Lì però fummo molto bravi, perché più grandi prendemmo per mano tutti, anche la piazza, anche voi giornalisti, nel senso che una volta ci riunimmo nello spogliatoio, poi fecero delle cose, mi sembra, a Pisciotta, a Pellicori, no? Successe un po' di casino, e niente, in queste situazioni qua non si fa niente, bisogna solamente stare sereni e lavorare. Era un periodo che noi non stavamo bene, inutile che parlavamo sempre riunioni negli spogliatoi,
Io mi ricordo un giorno mi alzai davanti a tutti, al presidente, poi disse, inutile che ogni giorno si fanno riunioni, contro riunioni, perché bisogna capire il problema dove. Problemi non ce ne sono. Il problema è che non stiamo più bene fisicamente come lo stavamo 3 mesi fa. Quindi dobbiamo aspettare 20-25 giorni che riprendiamo un attimino a star bene, e in questo arco di 20-25 giorni dobbiamo prendere anche il punto. Andiamo per esempio a Fermo? Dobbiamo accontentarci del punto perché non stiamo bene. Quando inizieremo di nuovo a star bene non ci fermerà più nessuno. Gigi Molino crede di aver perso la sua spalla ideale. Alessandro Pellicori, 7 gol all'attivo fino a quel momento con la maglia dei Lupi, alla luce anche delle aggressioni, delle contestazioni e quant'altro lascia l'Irpinia. Come farà Gigi Molino senza il suo partner ideale a continuare a segnare gol a raffica? Ancora una volta il dio del calcio ci mette lo zampino perché porta in Irpinia un altro figlio del Vesuvio che con Gigi Molino comporrà una delle coppie d'attacco più forti di sempre. Vabbè, lui era ragazzino, io diciamo ero un pochettino insieme ad altri quelli che gestivamo un po' tutto l'ambiente e lo spogliatoio, però si vedeva che era un ragazzo che aveva grande temperamento, grande forza fisica, era uno che in fase di esplosione. Abbiamo avuto sempre un rapporto di grande stima, gli ho dato anche una mano, a volte. Io avevo fatto, mi sembra, la prima partita con la Fermana, un assist, lo vedi in area, pum, dissi, lo faccio segnare, così acquista anche lui entusiasmo e piano piano insieme abbiamo avuto un bel rapporto. Di grande stima, non uscivamo insieme, questo sì, ognuno aveva la sua vita, però in campo e nel rettangolo avevamo grande rispetto. E quando si entrava nel parterio eravamo 11 belve. Poi sapevamo che piano piano potevamo vincere il campionato, quindi avevamo acquistato quella mentalità e insieme anche a qualcun altro, anche a Cecile, anche allo stesso Voria che magari qualcuno dimentica, quando facevi quei 30 metri gli scalini che ti portavano all'ingresso del parterio, là bisognava guardare in faccia i ragazzi, tutti i miei compagni, compreso io. Potevi steccare una partita in un campionato, ma le altre dovevano lasciare dei punti. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. È una stagione esaltante per Molino, i gol arrivano a grappoli, la coppia con Biancolino fa sognare. Era innegabile che Gigi si fosse consacrato, ma c'era una pozione magica che lo aiutava a rendere ancora meglio. Non stiamo parlando di doping, ci mancherebbe, ma in uno stanzino dello stadio Partenio Gigi, come Obelix, trova il suo intruglio magico. Prima delle partite con Nino il magazziniere, no? Prima c'era Nino il magazziniere di Mercogliano. Io appena arrivai, diciamo, da Messina, dove è sempre caldo Messina, praticamente sul mare, arrivai qua, già freddo a settembre, diciamo, miseria. E allora, prima della partita, entrai dentro lo sgabuzzino dove praticamente è la casa di Nino, lui faceva sempre la moca col caffè, c'era il sambuca, la grappina, tutte queste cose qui, allora mi presi un bel caffè. Poi, perché era una giornata abbastanza freddolina, si dice, no, ma fai una cosa, dammi un sambuchino, ma come fai? Dammi un sambuchino, pensi che non segno senza sambuchino. Comunque mi dà sto sambuchino, praticamente dentro 2 gol, subito, doppietta. Le altre partite in casa era poi abitudine andare lì sempre, ero rito, andare anche alla fine del primo tempo, infatti Bulla a volte mi cercava, cioè, mi disse, santo, non ti preoccupare, meglio che vada a pigliare un caffè o sambuchino che faccio quello che sto lì ad ascoltare. L'Avellino vince e fa sognare una piazza intera. C'è solo una squadra che prova a frapporsi sulla strada degli Irpini verso la gloria, è il Pescara. Con gli abruzzesi si dà vita ad un duello che tiene vivo il campionato fino alla fine, ma l'Avellino in quella stagione lascia agli avversari solo le ossa e anche il Pescara alla fine deve leccarsi le ferite. Il campionato l'abbiamo vinto in casa loro ed è stata una grande soddisfazione perché era quella la partita clou. Tu vai lì a Pescara, in casa loro, non è facile, poi venne una grande piazza con 20.000 persone e loro si giocano la Serie B in casa loro, tu te la giochi lontano da casa tua.
E lì è stato veramente avere una squadra che vuole un obiettivo, ecco, vuole la Serie B. Al di là degli stadi, della tifoseria avversaria, del blasone che potevi avere di fronte, perché Pescara è comunque una grande piazza, ma noi volevamo quella Serie B, a tutti i costi. Io mi ricordo quella partita, non ho fatto riscaldamento. Mi cercava Vull, il preparatore, ma io non l'ho fatto perché certe partite si caricano da solo, tu l'avevi preparata prima. Io mi misi, posso mai dimenticare, sui gradini dello Stadio Adriatico, fronte ai miei tifosi che piano piano riempivano la curva. Ecco, mi caricai così. E su questo Vullo era un grande allenatore. Cioè Vullo, per esempio, ti ascoltava. Cioè, mister, tranquillo, sto bene. Lui ti lasciava in maniera tranquilla. Ecco, se avessi incontrato un altro allenatore, per esempio, no, devi fare riscaldamento, ti avrebbe un attimino nervoso. Invece lui mi vide lì sui gradini, io guardavo la curva, ecco, dell'Avellino. Così facevo, in quella partita ho fatto il riscaldamento, però già ero carico, infatti dopo 4 minuti già andammo in gol. E feci un'esultanza molto particolare. Misi la maglietta sulla bandiera per far capire che noi avevamo fatto lo step principale con la maglia bianco-verde, cioè il traguardo era quello lì e sopra c'era la maglia bianco-verde. Poi dopo Biancolinino fece il raddoppio e poi soffrimmo un po' alla fine, però riuscimmo a staccare questa benedetta partita in maniera incredibile, giocarono tutti alla grande. Mi ricordo Gloria, mi ricordo gli occhi di Puleo, di Gnoffo, di Cinelli, di De Simone, la fascia in testa di Biancolino, mi ricordo tutto ed è stata lì che abbiamo staccato il passo per la Serie B. C'è ancora qualche gradino da salire prima della gloria. Dopo aver conquistato Pescara come Armstrong sulla Luna, con quella maglietta e quella bandierina piantati sul terreno dell'Adriatico, al Partenio arriva il Taranto e tutta la piazza biancoverde scopre il Drago. Ma il Drago nasce ad Olbia, quando si iniziano a fare tatuaggi. La ragazza di fronte a tatuaggio, io pensai, mi devo fare un tatuaggio e del Drago, devo essere il Drago, è il Drago, ecco così. E da lì poi dei miei amici mi iniziano a chiamare Drago, Drago di qua, Drago di là, e poi sai, nel calcio basta una piccola cosa che poi diventi un personaggio Drago praticamente. È nato così, scherzando, e poi tutti mi dicono no, perché ti chiami Drago, e dici, un tatuaggio porta fortuna. Poi in effetti da quando feci sto tatuaggio iniziai a segnare sempre, quindi è una specie di portafortuna. Quella partita col Taranto, sì, erano le ultime partite decisive. Sai, le settimane che tu vivevi, sentivi Pescara va lì e vince, il Taranto viene e si vuole giocare alla morte, ci dicono tantissime cose. Fu bravo Casila a isolarci, ci portava a Pomigliano in ritiro, però avevamo il fuoco dentro noi. Eravamo lì a prendere l'obiettivo, non ci sfuggiva. Avevamo il fuoco dentro. E mi ricordo che la settimana venne dei tifosi della provincia e mi portarono questa maglietta con il lupo stampato sulla maglia e dissi va bene, la metto, se nel caso dovessi fare gol la espongo a tutto il popolo avellinese. E fu quella la partita paradossalmente più difficile di Pescara, perché non ci riusciva a sbloccare. Quando tu non la riesci a sbloccare poi ti nervosisci. Poi mi ricordo che a un certo punto stavamo in una fase di area di rigore, perdemmo palla, poi mi ricordo un piccoletto Capparella che recupera una palla sulla sinistra, appena recuperò quella palla feci un movimento sul primo falà, penso che sia la palla buona. Mise una palla, anticipai l'avversario di testa e dissi questo deve essere gol. Feci un grande movimento d'attaccante, la palla di là, il portiere ancora correva dentro la rete. E poi da lì un'esplosione di gioia di tutto lo stadio.
e cercai proprio quella cassetta dell'Enel, credo che fosse, la cercai proprio perché da lì potevo esporre questa grande maglia con il lupo, come per dimostrare che la città di Avellino, il popolo avellinese, avesse quasi raggiunto il suo obiettivo, cioè il lupo vince e il Pescara sta dietro. Arriva poi l'ultima partita consegnata alla storia da quei 10.000 cuori che hanno invaso Crotone. Un Ezio Scida totalmente bianco-verde per la partita che può significare promozione in Serie B. Per quell'ultima battaglia il drago però è squalificato e deve gioco forza indossare i panni dello spettatore e vedrà uno spettacolo che non dimenticherà mai. È stata una settimana, ma soprattutto dalle 10 di mattina di quella domenica che restavamo a Crotone fino all'inizio della partita, un crescendo di gente bianco-verde nella città. È una cosa incredibile. È incredibile come una città, ecco, si trasferisce proprio in un'altra città. Non vedevo altre persone di Crotone, vedevo tutta gente bianco-verde e pullman che arrivavano in continuazione. Più si avvicinava la partita più vedevo pullman, perché lo stadio di Crotone è fatto a due piani, noi eravamo al piano superiore, loro si spogliavano nel Crotone al piano inferiore. Io da lì che ero squalificato vedevo, diciamo, tutte le strade che circondavano lo stadio e vedevo una marea di gente bianco-verde, una marea di gente bianco-verde. E da lì capii proprio che quella partita è stata soffertissima per me, perché non potevo stare in campo. Una cosa che tu stai in campo dici segno, mettimi la palla, segno. Non potevi stare lì e quindi non riuscivi a capire, capito? Anche se avevi questa grande spinta, però ti rimane sempre quella piccola perplessità, perché sai, quello giocatore cosa vuole giocare, quell'altro così, quell'altro così, e rimane sempre con quella suspense molto piena d'angoscia. E niente, è stata una grande emozione. Per me è stato il giorno di grande emozione, perché noi entrammo in campo, già lo stadio era pieno un'ora e mezza prima, in ordine di posto. Entrammo in campo, io squalificato e tutta la gente fece il mio nome, no? Nome e cognome. E lì è stata forse la prima volta che mi sono emozionato nella mia carriera, perché è come se la gente ti volesse ringraziare per quello che poi dovevamo raccogliere fra un'ora, ecco. E non essendoci, è stata una grande emozione che cantavano il mio nome. Poi iniziata la partita, è stata una cosa incredibile, non c'era posto. Bandiere bianco-verde dappertutto. E era veramente un peccato non portare questa città e questi meravigliosi tifosi in Serie B. Poi, dopo poco segnò Marra, ci sbloccammo un pochettino tutti, fu un crescendo. Però fino al 90esimo comunque avevi quella cosa di 1-0, uno ti tira un tiro da 30 metri, non la riprendi più la partita. Però alla fine del primo tempo la cosa che mi convinse, mi fece stare un po' tranquillo, fu il fatto che c'era Don Pasquale negli spogliatoi insieme a Tonino, li vidi che se ne andavano proprio, cioè preso l'autostrada se ne andavano a Avellino. E io li guardai e dissi: ma che, dove andate, né presidente? Dice: va giù, e non ti preoccupare, la squadra sta giocando bene. E se ne andò. Allora lì mi fece stare un pochettino tranquillo, no? Perché ecco, se il maggior proprietario della squadra di calcio ti dice che la squadra gioca bene, ti devi fidare, quindi. E se ne va, quindi poi alla fine aveva ragione lui, la squadra stava giocando bene e portammo a termine questa grande vittoria. È festa grande, l'Avellino è nuovamente in Serie B, dalla Calabria alla Campania il cielo si tinge di bianco-verde, la città esplode di gioia e attende fino a tarda notte il rientro dei suoi campioni. Si alza un coro forte e limpido, talmente forte e limpido che sembra di sentirlo ancora. Thank you.
C'era un grande entusiasmo, non mi ricordo, arrivavamo all'1:30, ma c'era una piazza Libertà pienissima. Questo, innanzitutto mi spogliavano perché si presero maglie, pantaloni, si presero tutti. Non riuscivo proprio ad arrivare, però non si poteva fare niente, dovevi stare lì, la gente ti voleva toccare, chi ti voleva baciare. Per loro in quel momento rappresentavi qualcosa di importante che avevi fatto. E per noi è stata una grande emozione, ma questa è una piazza che ti regala emozione. Devi solamente cercare di vincere. Se vinci, questo è un popolo che ti trascina, un popolo che ti fa vivere delle grandissime emozioni. Molino, il drago, è oramai l'idolo di Avellino. Tutti vogliono vederlo al Partenio giocare la Serie B con i colori biancoverdi, ma ancora una volta, purtroppo, qualcosa va storto. Io ero del Messina, quindi tornai dal prestito di Messina. Io volevo rimanere, però loro fecero dei cambiamenti, presero Zeman, presero altre persone a dirigere e volevano fare un po' il progetto che fecero a Foggia negli anni che fu, no? Giovani e creare e poi portarli in Serie A. Però loro non si accorsero di una cosa, del grande entusiasmo che c'era con noi, che hanno perso. Ma quello non me lo sono mai, diciamo, non l'ho mai accettato. Zeman, per carità, è un grande allenatore, ha fatto un grande calcio innovativo, ha dato tanto anche al calcio italiano. Però non puoi venire ad Avellino e, tutto rispetto per Zeman, mandare via Molino e Biancolino e prendi anche Sorrentino. Cioè, può essere un grande allenatore, ma è toppato clamorosamente. Meno male presero Kutuzov, che era un grosso giocatore e ci fece qualche gol. Però non puoi assolutamente perdere due elementi del genere che avevano creato entusiasmo, avevano creato empatia con tutti. Loro non hanno capito questo. Loro sono arrivati talmente presuntuosi che pensavano che loro vincessero. Invece non hanno capito, questa è una piazza che ti fanno vincere prima loro e poi vinci tu. Loro questo non l'hanno capito. E vedere poi l'anno dopo, ma anche Sorrentino in campo, IEM Molino e Biancolino via, obiettivamente ti dispiace, sì. Il dio del calcio però, come abbiamo detto, ha sempre una ricompensa per chi come Molino si è sempre speso per una causa, l'unica sua causa, il calcio puro e pulito. Dopo l'addio ai lupi si accasa nella vicina Benevento e Molino ha l'occasione di togliersi un sassolino dalla scarpa. Benevento segno contro l'Avellino, è stata una piazza che ho dato, mi hanno rispettato anche nonostante venissi da piazze rivali. È una città che si sta bene, ho avuto un grande rapporto, di grande serietà, di grande professionalità, ci siamo rispettati entrambi e lì ho avuto la più grande delusione della carriera, nel senso che facemmo un grandissimo campionato e vedi come il destino, no? L'anno prima ti fa vincere a Crotone, l'anno dopo ti fa perdere la Serie B a Benevento a Crotone, però lì fu un furto. Un furto e tu lo puoi spiegare solo chi gioca, determinate situazioni le vedi in campo. Io mi ricordo quella partita contro il Crotone, noi andammo lì, io segnai dopo mi sembra 10 minuti di testa, capirai, 0-1 per noi, dietro avevo Criaco, Voria, Colletto, Nocerino, tutti banditi, a prendere due gol e dissi la facciamo anche qui, il passo è breve per andare in Serie B. Poi dopo il gol ti accorgi che non ti fanno più arrivare in area, qualsiasi movimento facevo ti fischiavano e questo è stato brutto perché al di là della rivalità, al di là di tutto, lo sport deve essere uno sport sano. Là veramente mi sono accorto per la prima volta nella mia vita che a volte gli arbitri possono condizionare le partite, infatti poi quell'arbitro dopo è andato in Serie A, però credo che non alleni più e che non arbitri più. Poi dopo tantissimi anni scopri che un pentito ti dice che quella era una partita un po' strana, quindi poi gli avvolgi il nastro, fai 2+2 e capisci che ti hanno scippato. E quella è stata una delle mie più grandi delusioni, perché era più difficile vincere a Benevento che a Avellino, perché Benevento è una piazza un pochettino dove la gente ancora non aveva questa empatia totale
ed è dispiaciuto molto. Questa è stata sì la più grande delusione, ma proprio perché non tanto per la sconfitta che ci può stare in campo, ma per come è maturata. È come se tu in quel momento vedessi che non ce la puoi più fare tu con le tue forze, ma ci sono altre cose che te lo impediscono. Tu voglia riposarti, voglia prepararti bene, voglia starti dalla fattorina alla corsa, però arrivi lì e non puoi vincere. Una stagione come quella di Avellino, Gigi Molino purtroppo non l'ha più vissuta nella sua carriera. Arriva il giorno di appendere le scarpe al chiodo e si torna sempre, si sa dove si è stati bene, dove si lascia il cuore. E Gigi Molino, il suo cuore, l'ha lasciato qui ad Avellino. Ma io vivo qui con la mia famiglia, due splendidi bambini, Pierluigi e Martina. Ha smesso di giocare e ho deciso di stare fermo qualche anno per staccare un pochettino con la testa, perché anche se non fa una carriera in Serie A, però giochi in grandi club di Serie C1 e B, comunque fai il bomber, fai il capitano, sei sempre sotto pressione, quindi ho voluto staccare un pochettino. Poi mi chiama un giorno il presidente del Campobasso, Capone, che è di Montella, e seguo un pochettino lui a livello di licenziale a Campobasso e sto un pochettino dietro a lui. Poi mi chiamano anche un po' altre squadre, però nel giro di un anno e mezzo ho capito che obiettivamente il mio ruolo è quello di stare in campo. La scrivania, sì, per carità, uno lo può anche fare, però credo che un calciatore la maggior parte deve passare il tempo anche dopo il calcio nel campo, perché è lì che ha vissuto tantissimi anni. E ho girovagato un pochettino, poi mi sono accorto che perdevo tempo, perché società di Lega Pro obiettivamente oggi è cambiato il calcio, non è più come prima. Su 60-70 società ce ne sono 10 che magari rispettano i contratti, il resto anche magari per un colpa loro, ma non rispetta nessuno niente. E allora decisi di aprirmi una scuola calcio, ti dico la sincera verità. Mi ero stabilito qui anche perché ho parenti, come ho detto prima, su Mercogliano, abito vicino Napoli, volendo ci arrivo in un attimo, quindi mia moglie è di Foggia, quindi alla fine ho deciso di stabilirmi qui. Molino quindi passa dal campo alla scrivania, al fischietto, allenando giovani talenti qui ad Avellino, con il suo solito spirito guerriero e soprattutto con un solo obiettivo. L'input che mi ha dato di aprire la scuola calcio è stato il fatto che ad Avellino si dice sempre, si dice tuttora, non esce un calciatore da 30 anni a Avellino, l'ultimo uscito è stato De Napoli. Allora questo mi ha fatto scattare con la molla di mettermi in campo e di insegnare proprio ai ragazzini il calcio. Calcio, l'educazione, cercare di provare a diventare calciatori, ecco questo che mi ha spinto. E fin dall'inizio è stato un grande successo anche con la scuola calcio. Questa è una piazza che mi porta bene. Quindi, e poi mi sono con il tempo, con le settimane, sempre dopo settimane mi sono molto appassionato. Perché i bambini sono fantastici, i bambini lo fanno senza malizia, i bambini lo fanno in maniera ingenua. Tu che hai vissuto 20 anni con spogliatoi di banditi, direttori sportivi di banditi, presidenti non ne parliamo, vedi un altro mondo fatto di sincerità, di spontaneità e ti appassioni. Ed è nata così la scuola calcio che continua a farlo. Voglio crescere ragazzi per cercare di sfatare questo tabù che si dice che non esce un calciatore da 30 anni. Quindi piano piano ci sto mettendo impegno, lavoro, lo faccio naturalmente anche aggregazione sociale quando c'hai una scuola calcio e va bene. Quindi per il momento non ho bisogno obiettivamente di fare altre cose, perché full immersion nella scuola calcio, la faccio H24 un po' tutti i giorni. Naturalmente mi piacerebbe anche un giorno lavorare con l'Avellino, perché avere un punto di riferimento per le scuole calcio è importante. Ecco, crescere i ragazzi, impostarli, vederli veramente piano piano che stanno diventando dei calciatorini, poi mandarli con la maglia bianco-verde a fare dei campionati importanti, questo sì mi piacerebbe obiettivamente. Gigi ne ha viste tante e vissute tante, ma mai si sarebbe immaginato un epilogo del genere come quello maturato la scorsa estate per il suo Lupo, ma è convinto che non passerà tanto tempo prima di poter gioire nuovamente nei campi che competono all'Avellino. Io vivendo ad Avellino, voi o non voi, quando esci e prendi un caffè in un bar si parla sempre di quello.
Io vi dico la sincera verità, non pensavo che l'Avellino non si iscrivesse. Quando è mancata la prima iscrizione, poi sai, solitamente con i ricorsi tu riesci a rientrare, allora pensavo fosse una questione di semplice, risolvibile, però dopo il ricorso quelli che fu al CONI, dove andarono parecchi tifosi, ho iniziato veramente a capire che l'Avellino non ce l'avrebbe fatta. Io credo che stessero aspettando al varco Walter Taccone lì a Roma. Stavano aspettando proprio quella cosa per sbagliare, ecco, per fargliela pagare, non so per quale motivo, perché dopo c'è stata una chiusura totale in tutti i gradi di giudizio, anche perché l'Avellino poi era difesa comunque da grandi avvocati. Ora non è che li possono vincere sempre, ma un grado di giudizio, tutto quello che fai, questi avvocati nel loro passato l'hanno vinto qualche ricorso, quindi io ho visto proprio una chiusura totale. E poi è stata grande delusione, perché comunque la Serie B per la città di Avellino è comunque una cosa buona, al di là della categoria, ma ti porta indotto, visibilità, vengono squadre avversarie, gira di più il commercio, il sabato, a volte quando si gioca la domenica, la serale, c'è un altro, è un'altra cosa la Serie B. Tu basta immaginare l'anno che fu il prof con Rastelli, si era di nuovo ricreato l'entusiasmo, 15-20 mila. Il calcio per Avellino è un indotto molto importante, non solo proprio il calcio, ma tutto quello che gli gira attorno, per l'economia anche della città. Poi mancata iscrizione, si riparte di nuovo. Grande delusione, però come tutte le cose bisogna ripartire. Il connubio Molino-Avellino è indissolubile, lo dice la storia che nessuno potrà mai cancellare, lo dicono i numeri, quegli stessi numeri che hanno fatto sì che in una sola stagione Luigi Molino, detto Gigi, fosse consegnato ai miti della storia biancoverde. Questo programma è offerto da Sì Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino.